Celsian. 16 e 30 minuti, puntualissimi. A quest'ora noi apriamo nel nostro pomeriggio a consueta parentesi social. Oggi ce ne andiamo a sfogliare le pagine del blog I Love Marche. Allora siamo in collegamento telefonico ovviamente con Chiara Palmieri. Ciao Chiara. Ciao, buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene? Bene, sì sì, tutto a posto, bene. Perfetto. Diciamo, poi oggi è una bella giornata, quindi sì. Già, insomma, l'allegria e l'ottimismo viene da solo. È vero, perché oggi è una giornata che sa praticamente di primavera, il cielo è fantastico. Esatto. Allora, in una giornata di primavera sarebbe anche bello venirsi a fare un giro a Fermo, infatti oggi tu ci fai restare in città e ci racconti un po' della tua ultima visita ad una delle bellezze appunto di Fermo. Sì, esatto, siamo stati pochi giorni fa, poco tempo fa, ospiti dei musei di Fermo e abbiamo avuto il piacere insomma di visitare sia Palazzo dei Priori, quindi la Pinacoteca, la mostra insomma che raccoglie reperti archeologici e soprattutto le cisterne romane. È stata una bellissima scoperta perché io sinceramente non ne conoscevo neanche l'esistenza e devo dire che è veramente interessante. È sicuramente una cosa, diciamo, un'attrazione rara e quindi merita sicuramente di essere visitata. Le cisterne occupano una superficie abbastanza ampia, infatti sono circa 2200 metri quadrati e sono composte da 30 stanze disposte su tre file parallele, quindi da ogni fila composta da 10 stanze, tutte comunicanti tra loro e risalgono all'epoca romana e sono appunto un evidente segno del passaggio, della permanenza appunto dei romani nella città. Erano destinate alla raccolta dell'acqua piovana e destinata alla raccolta dell'acqua che proveniva dai Monti Sibillini. Devo dire che questa è una riprova di come l'intelligenza, l'astuzia, insomma, dei popoli antichi, dei romani in particolare, si tramanda fino a noi. Infatti, diciamo che ad oggi le cisterne sono perfettamente conservate e sicuramente è un esempio meraviglioso di quella che è stata, insomma, le opere di ingegneria di questi popoli. Le stanze erano, appunto, come ho detto prima, tutte comunicanti e con dei soffitti a botte abbastanza alti. Questo perché le cisterne dovevano essere, diciamo, riempite d'acqua fino a un certo punto. Si riconosce benissimo ancora uno zoccolo di circa 70 centimetri che era il limite oltre il quale, diciamo, l'acqua non doveva salire. Questa scelta comunque di lasciare i soffitti molto alti deriva innanzitutto dall'esigenza di appunto ossigenare insomma le acque che erano presenti nelle cisterne, soprattutto perché in questo modo una persona insomma di media altezza poteva tranquillamente entrare nelle cisterne per eventuali opere insomma di ispezione o manutenzione eccetera. Questo tipo di opera è rinvenuta nella città di Fermo anche in altre parti dell'acquedotto, quindi molto probabilmente era un uso abbastanza comune, una pratica insomma abituale per raccogliere appunto le acque piovane e quelle delle sorgenti. Rimasero interrate fino al 1960 quando furono riaperte e questo fu molto probabilmente un bene per le cisterne in quanto rimasero appunto intatte come prima e ad oggi visitabili al 100% e soprattutto bellissime ancora da vedere. Negli anni si ipotizza, insomma, ci sono tracce che siano state utilizzate altre volte, ma comunque per periodi molto brevi. Molto probabilmente verso la metà dell'Ottocento furono rimesse in cesto circa 6 stanze, sempre per raccogliere le acque, e c'è traccia di un palmento per la produzione del vino, che molto probabilmente perché erano usate dai monaci che avevano il convento proprio sopra alle cisterne, quindi diciamo molto probabilmente vista la loro insomma posizione furono utilizzate anche come cantine nel periodo medievale. Da fuori
di le cisterne non si ha alcuna traccia, infatti sono, come dicevo appunto, nel sottosuolo e l'ingresso alle cisterne è in via degli Aceti. Questo diciamo, ingresso è stato ricavato in età moderna, quindi recentemente, ce n'è un secondo che si trova in vicolo chiuso, che però al momento è utilizzato appunto come una scala di emergenza, come una ulteriore via di fuga. Le grotte, ci dicevano, insomma, gestivano le ragazze del Museo di Fermo, che vengono utilizzate anche per attività collaterali, quindi come diciamo, spazi per esposizioni, eccetera. Quindi è sicuramente un uso intelligente, oltre alle, insomma, visite guidate che si possono fare andando al punto informativo dei Musei Civici di Fermo e quindi organizzando, insomma, la visita guidata. Come sempre io ve le consiglio, perché ogni cosa, insomma, che ritengo interessante, sì, ritengo interessante, insomma, mi sento assolutamente di consigliarvele, perché è veramente, veramente una, insomma, un'attrazione molto particolare e molto carina. Sai, Chiara, ultimamente, no, ci sono questi gruppi su Facebook, sei di Porto Sant'Elpidio, sì. Sei di Fermo Sé, sì. L'altro giorno guardavo su Sei di Fermo Sé che qualcuno ha scritto: sei di Fermo Sé, per te le cisterne romane sono semplicemente le piscine, perché noi a Fermo le chiamiamo piscine. Ah sì? Sì, non sì, lo sì, sì, le piscine. Quindi anche Vissia mi pare che avesse fatto mi piace, o forse l'ha scritto proprio Vissia. Proprio lei. Mi sa che l'ha scritto proprio Vissi, adesso che ci penso. Meglio di lei non lo poteva sapere nessuno, no, infatti lei che ha accompagnato nella visita. Esatto, esatto. No, mi è venuto in mente di parlare, nonostante, insomma, voi siete a Fermo, di parlare delle cisterne, perché l'altro giorno ero in ufficio, parlavo con la mia collega, e ho detto: sai, sono stata a Osimo a vedere le grotte del Cantinone, le grotte, sì, sotterranee di Osimo. E lei mi ha detto: ah, sai, io sono di Osimo, non ci sono mai stata. Allora ho pensato, dico, magari qualche fermano, ma qualcuno, sicuramente, insomma, ai dintorni non avrà mai visto, oppure non avrà avuto l'occasione o la possibilità di vederle. Quindi ecco, magari un consiglio da parte mia è quello, insomma, di andare a fare una visita. E comunque, se ci andate o d'estate o d'inverno, copritevi, perché è freddissimo. Esatto. Sì, è molto freddo, è vero. Okay. Sicuramente d'inverno, insomma, lo sbalzo di temperatura è minore, ma è d'estate sempre comunque sia è gelido. Sì, è vero. Bene, Chiara, grazie anche per questo giovedì, che ci ha portato alla scoperta di una delle bellezze della nostra Fermo. Noi ci riaggiorniamo come sempre giovedì prossimo. Buon fine settimana, sì, visto che ci avviciniamo verso la conclusione di questa settimana. Sì, poi domani San Valentino, insomma, magari auguri agli innamorati. E San Valentino, domani ai Musei di Fermo organizzano una visita guidata, insomma, per scoprire un po' la storia che c'era stata tra Cristina di Svezia e il Cardinale Azzolino. Quindi magari, sì, ecco, un'occasione in più per andare a visitarli. Tu che fai domani a San Valentino, se te lo posso domani chiedere, un po' privato? Allora, no, assolutamente. Domani io, lavoro tutto il giorno. La sera al Castello Pallotta a Calderola, in provincia di Macerata, organizzo un aperitivo al piano nobile, perché il castello è, diciamo, ancora completamente arredato con, insomma, super mobili, super etti, sì, dell'epoca. Bellissimo. Quindi, se riesco, vorrei fare un salto lì, ma non è detto, insomma, dipende dal lavoro. Va bene. Dopo ci racconterai, okay, se fosse. Esatto, perfetto. Ciao, Chiara. Ciao.